Studiando, visto che studia parlamentare, buono. Allora, le rispondo, a questo che poi è stato chiamato erroneamente Ius Soli, perché è tutto tranne che lo Ius Soli, cioè, su questo dovremmo discutere. Però è d'accordo. C'è un uso disinvolto delle parole, sì, è un'altra cosa, perché si dà la è la logica giornalistica di far presto. È vero, concordo. Le rispondo allo Ius Soli, però sì, una roba breve. Certo, può dire. Una roba breve. Io le ho dato uno spaccato di quello che è la visione dal basso. Sì. Ok. L'onorevole Parrini giustamente le dà uno spaccato di una visione in funzione di un'attività di governo che la sua maggioranza ha svolto in questo periodo. E immagino che siano entrambe rispettabili, seppur su punti di vista diversi, no? Voglio, se lei mi consente, certo, dirle due cose per quanto riguarda l'accoglienza. Quando io mi trovavo un anno e mezzo fa, a discutere in occasioni tipo questa circa la necessità di andare a piazzare gli hotspot che non sono quelli per la Wi-Fi, gli hotspot in Libia, quindi sulle coste libiche, tentando un accordo con i governi della costa africana, nordafricana, per quanto riguarda lo sbarco sul territorio italiano, quindi la partenza più che altro, venivo preso per un pazzo scatenato che diceva ma non ci potremo mai arrivare. Quel governo italiano, con quell'allora ministro dell'interno, ha sbagliato tutto o quasi tutto. La situazione è sicuramente migliorata con l'avvento di Marco Minniti, che ovviamente ha ancora una visione strabica, nel senso che conosce perfettamente le questioni e le cose da fare, perché sa che le cose da fare sono quelle, ma ovviamente, essendo all'interno di un contesto di un governo con quel tipo di maggioranza, deve tenere, come dire, la barca pari. Allora, io la barca pari, e qui si parla di barche, appunto, intendo tenercela per salvare la gente, ma non intendo tenercela sul piano dell'attività politica. Cioè, la necessità di fermare chi arriva, anzi chi parte, era una roba che noi dicevamo anni fa, e quando la dicevamo venivamo additati. Allora, la questione della missione umanitaria in Libia è fondamentale, ma non è che ci dobbiamo scandalizzare. Io qui sono d'accordo con Parrini, perché gli osservatori che oggi raccontano una storia, è una storia migliore di quella che era sei mesi fa. È una situazione difficile, certo che sì, ma noi dobbiamo impedire che queste persone partano, ma nel loro interesse, perché altrimenti noi non solo andiamo a creare ulteriori poveri sul territorio nazionale, dove già ne abbiamo 15 milioni, e se prendi i 2 miliardi di reddito di inclusione e li dividi per i poveracci italiani, alla fine è la mancetta, chi fuma non paga neanche le sigarette. Bene, beh, perché poi questi smettono nemmeno di fumare, tra l'altro. Detto questo, organizzi, magari forse bene, è meglio della social card, però va bene, sì, no. Anche questo, io per amor di Dio, se volete raccontiamo tutto quel che è successo dal 1994 a oggi, però all'epoca avevo i pantaloni corti e un po' di alto. Quindi, voglio dire, la questione dell'immigrazione è stata gestita con i piedi. Allora, questo non funziona assolutamente? No. Ius Soli, sì. Io sono favorevole a che chi nasce in Italia diventi cittadino italiano. Beh, punto, fermo. Certo. Attualmente siamo nelle condizioni di sbracare in questo momento? Assolutamente no, assolutamente no, perché dal mio punto di vista oggi sul piano politico non esiste una norma che garantisca, visto che ancora la stabilizzazione del transito, sì, di coloro i quali vogliono venire in che Italia. Che deve garantire questa norma? Oggi non abbiamo una garanzia che l'immigrazione proveniente dal Nord Africa, perché siamo tranquilli sui 3 milioni di profughi che sono tenuti dietro i cancelli da Erdogan? No, siamo tranquilli? Siamo tranquilli rispetto a questo? Siamo tranquilli che i 3 miliardi finiranno, quelli che sono stati versati dall'Unione Europea a quel governo? Siamo tranquilli e sereni? Siamo tranquilli che quel modo di fare funzioni? Io non sono assolutamente tranquillo e sereno. Quindi, io prima di aprire, come dire, le porte e i cancelli, io prima mi assicuro che tutto quello che ci sta intorno funziona. Non è che si aprono le porte e i cancelli, si tratta di includere quelli che sono qua. Si aprono le porte e i cancelli perché si dice a quelli che sono in Italia che va bene che è così, e poi si dice a quelli che stanno per arrivare: venite pure, poi dopo, quando venite in Italia a diventare cittadini, si fa presto. Allora, sentire, questo è il problema. Poi tanto abbiamo l'altra parte, però intanto Lisa Simone, perché secondo me
l'accostamento che è stato fatto tra